Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi andrò a raccontare la mia esperienza su Amazon Go, visto che quest'estate sono riuscito a provarlo con le mie mani a San Francisco. Ma ovviamente andiamo a scoprirlo insieme subito dopo la sigla. Eccoci allora in questo nuovo video dove vi andrò a raccontare la mia esperienza che ho vissuto in prima persona con Amazon Go. Ho messo anche questa maglietta apposta perché stiamo parlando veramente di una cosa che proviene dal futuro, perché è una cosa veramente straordinaria, ma nella sua semplicità. Per chi non conoscesse Amazon Go, diciamo, è la nuova tipologia di supermercato che Amazon ha sviluppato, è la prima e l'unica per il momento. In cosa consiste Amazon Go e dove sta appunto la sua forza e la sua particolarità? Praticamente è necessario. È diciamo un supermercato senza personale praticamente, self-service dove si prendono insomma, del cibo, delle bevande e si esce diciamo senza passare da nessun tipo di cassa, ma adesso vi andrò a spiegare meglio. Allora, per prima cosa bisogna scaricare un'app, l'app di Amazon Go. Iscriversi, semplicemente bisogna inserire il proprio account Amazon, quello che tutti abbiamo, diciamo. E scegliere una carta di credito su cui poi si andrà a fare il pagamento vero e proprio. Scaricata l'applicazione, ci viene fornito all'interno un codice, un QR code, diciamo, che ci servirà per poi accedere fisicamente al supermercato. Quindi, arrivati al supermercato, a questo Amazon Go che per adesso si trovano a New York, Seattle, Chicago e San Francisco, in queste città americane per adesso. Ci troviamo davanti a questo gate con diverse entrate. Noi quindi dobbiamo estrarre il nostro iPhone o Android, insomma, quello che il nostro telefono, aprire l'applicazione, scansionare sull'apposito lettore il nostro codice QR, ci si apriranno le porte e ecco siamo all'interno di Amazon Go. Adesso qui possiamo, diciamo, andare ad acquistare ciò che vogliamo. Io appunto nella mia esperienza di quest'estate ho acquistato questa borraccia brandizzata Amazon Go, veramente ben fatta, un thermos anzi, che è costato su $14, quindi anche abbastanza economico. Poi ho acquistato due bottiglie di acqua e ho voluto prendere anche questa borsa di tela con la scritta Amazon Go che costava solamente $1, così da tenere, diciamo. Quindi vi potete appunto aggirare all'interno del supermercato, insomma i supermercati Amazon Go vendono principalmente diciamo bevande, ma qualsiasi cosa, ma soprattutto cibi diciamo grab and go, cioè che prendo e posso mangiare diciamo all'istante, quindi panini, insalate, cose già fatte che possono essere anche riscaldate, quindi diciamo un supermercato molto dinamico, cioè in cui uno non deve passare molto tempo e qui sta anche il concetto un po' alla base. Insomma, di velocizzare, diciamo che la vita dell'uomo si sta sempre più, diciamo, co complicando e si ha sempre meno tempo per fare le cose, quindi deve essere molto veloce. Quindi all'interno io semplicemente, per esempio, ho preso in mano la mia borraccia e magicamente, diciamo, se si può appunto definire, praticamente come funziona? All'interno di Amazon Go sul soffitto sono presenti tantissime telecamere che appena noi scansioniamo ed entriamo nello store ci diciamo ci riconoscono e ci insomma ci analizzano i nostri movimenti all'interno dello store, capendo se noi stiamo prendendo un prodotto e quindi lo mettono diciamo nel nostro carrello virtuale. È possibile anche che io abbia deciso magari di prendere questa borraccia, però poi cambio idea, la rimetto a posto. Chiaramente il prodotto non viene più conteggiato. È qui che sta proprio la tecnologia veramente all'avanguardia, proveniente per me dal futuro, perché è qui proprio che sta. Queste telecamere vanno a capire cosa prendiamo, se lo prendiamo, lo teniamo oppure lo lasciamo giù. Appunto, semplicemente nella sua appunto complessità, ma semplicità alla fine, prendiamo quello che vogliamo, lo inseriamo in un sacchetto oppure anche no, lo teniamo in mano e semplicemente ci sarà una porta, un gate all'uscita in cui noi passeremo e fine.
uscite dal negozio, chiaramente le porte del gate di uscita si chiuderanno e noi abbiamo completato il nostro acquisto. Questa tecnologia si chiama tecnologia Just Walk Out, perché appunto basta proprio uscire, andare fuori, uscire dal negozio per pagare. E quindi poco dopo ci arriverà una ricevuta con una notifica sul nostro cellulare in cui appunto potremo vedere insomma, il resoconto di ciò che abbiamo acquistato e quanto abbiamo pagato, chiaramente. Poi ovviamente i prezzi sono esposti e tutto il resto. Quindi diciamo che nella sua semplicità ho potuto provare una cosa veramente all'avanguardia, particolare, che sicuramente sarà il futuro per me dei supermercati o comunque dei mini market, questi, cioè, perché gli Amazon Go non sono poi non sono tanto grandi di per sé, perché comunque offrono dei prodotti sempre freschi e comunque che sono diciamo studiati e analizzati affinché appunto siano quelli, diciamo, più scelti dalla maggior parte delle persone. Sì, ma quindi insomma, questa grafica che vediamo non è scelta a caso, perché sulla maggior parte dei prodotti, diciamo quelli, diciamo, freschi, panini e altre cose, sono presenti sull'etichetta, diciamo, una serie di puntini che sono effettivamente diciamo questi codici creati da Amazon che vengono riconosciuti dalle telecamere e che permettono quindi ad esse di capire che cosa abbiamo preso, perché se no, chiaramente, allora, nessuno sa bene come funzioni, perché è una tecnologia brevettata, chiaramente, che Amazon non ha diffuso, quindi è proprietaria. Quindi per adesso l'esperienza può essere raccontata solo in questo modo. Quindi devo dire che ero molto, cioè, molto entusiasta di provare questa cosa, che veramente ho trovato molto all'avanguardia. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, visitate il mio sito, vi lascio il link in descrizione, come anche il link per iscrivervi ai miei principali account social, alla pagina Facebook e soprattutto alla pagina Facebook e al canale Telegram. Spero che questo video vi abbia interessato e vi abbia fatto capire la tecnologia e insomma le potenzialità di Amazon Go. E ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Thank you.